Buongiorno, sono Francesco Martelli, titolare della scuola di pesca www.martellifrancesco.it e come al solito sto presentando alcuni ristoratori, alcuni ristoranti di prestigio, laddove si mangia il pesce molto molto buono, freschissimo, che noi a Piombino diciamo è vivo. Ora poi alcuni dettagli poi li verificheremo. E qui dunque abbiamo il nostro titolare, il signor Simone, il quale mi dirà le cosettine giuste. Buongiorno a tutti. Allora, signor Martelli, noi nasciamo nel 99 da un'idea di Andrea Cinelli, che è il fondatore del ristorante, se non che il mio socio e lo chef della taverna Buon Compagni. Io mi unisco al progetto nel 2006. Diciamo, noi si chiama romanticismo, noi ci proviamo, dico sempre io, perché la perfezione poi è solo divina, e proviamo a seguire il chilometro zero delle verdure e del pesce di stagione. Quindi da noi non si trova la frittura di calamari, perché il periodo dei calamari è da ottobre e febbraio, e ci vorrebbe che a Masterchef, invece di insegnare questi piatti tutti speciali, ci insegnassero a tutti noi anche qual è la stagionalità del pesce. E noi proviamo a fare questo, quindi facciamo un menù molto ristretto che varia ogni 15 giorni in conseguenza di quello che ci offre il mare. Certo. Non c'è un piatto simbolico nostro. Il piatto di stagione. E ripeto, ci proviamo perché poi la perfezione è divina, però dopo magari ti faccio vedere cosa mi è arrivato stamattina, che ho una cena importante stasera, per farti vedere cosa vuol dire stagionalità e romanticismo, come diciamo noi. Bene. E poi niente, ai tuoi piatti pregevoli e poi unisci anche sicuramente del vino di gran pregio. Quando ho avuto l'onore, il piacere e la fortuna di lavorare 8 anni all'estero, io in diversi resorts anche importanti, tutta esperienza. Mi ricordo sempre un maître spagnolo che insegnava all'Università di Chirurgia di Melbourne, quando lavorava a Melbourne, che diceva: il vino è come le donne, ognuno c'ha il suo gusto e non si finisce mai di capirlo. Noi abbiamo una carta con quasi 500 etichette nazionali e internazionali, quindi diciamo che c'è da divertirsi, un occhio di riguardo ai vini anche del territorio, però insomma si va anche a toccare i grandi borgogni e tutto il resto del mondo. Bene. Un salto di qualità in crescendo. Diciamo che io lo chiamo un laboratorio, un percorso continuo, nel senso che come ho detto prima non si finisce mai di imparare. Pur essendo 34 anni, ho iniziato 8 anni nel ristorante di papà a fare questo lavoro, non finisco mai di imparare, quindi cerchiamo sempre di cogliere prodotti nuovi, esperienze nuove, copiamo e impariamo da tutti. Certo, insomma la taverna dei Buon Compagni è un punto di riferimento significativo nel centro storico, come poi anche la vista, un bell'aspetto, carino, gradevolissimo, insomma è un ambientino veramente ad hoc. Grazie mille. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Ripeto, preferisco farti vedere quello che facciamo benissimo. Perché le parole poi le porta via il vento. Bravo. E le biciclette dicevano di Livornese. Grazie mille. Ok, beh. Vai. E quindi, come dicevamo, solo pesce di stagione, che ora è il periodo. Stamattina ci hanno riempito di questi belli capponi, di cernie, qui c'è una bella rana pescatrice. Un pesce spettacolare, ma si vede che è vivo. Gambero biondo di Castiglion della Pescaia, lo scampetto di Porto Santo Stefano. Meraviglioso. Sono arrivate anche invece dalla Bretagna. Sono un amante anche delle ostriche. Ti volevo far vedere quello che mi è arrivato invece dalla Bretagna stamattina. Al pesce meraviglioso il nostro Simone unisce delle ostriche altrettanto favolose. Ecco qua, tutto dalla Bretagna. Le Girardot. E le Cadore, appena arrivate, sì, di solito mi consegnano il giovedì dalla Bretagna. Ok. Volevo farti vedere che lo
certo è stato. E seguendo la stagionalità ci mettiamo quello che il mare ci offre, certo. A parte qualche prodotto abbattuto di Mazara del Vallo, quindi gambero rosso e scampo e di Mazara, ma certo, la cicala, certo. Il gambero biondo. Certo. Questo, eccolo. È crudo. Sì. E quello è l'antipasto della taverna, certo. Che è composto da 5 assaggi. Sì. E però lo finisco e poi. Benissimo. Benissimo, allora ora lo termini caldo, e rifaccio. Benissimo, allora questo è caldo, e lo ripetiamo ora. Questo è il famosissimo polpettino novello, che a crudo è come mangiare un bignè, scricchiola. Qui abbiamo le tartare del giorno, quindi la seppia, la palamita, la rana pescatrice. Allora, ecco il nostro cuoco, socio del carissimo Simone, il quale sta preparando a regola d'arte le sue pietanze. Ci dice qualcosa lo chef? Quindi qui abbiamo, come ti dicevo, l'antipasto nostro della casa, che cambia ogni 15 giorni, 20 giorni, secondo quello che ci offre il mare. Questa settimana abbiamo fatto la seppiolina nostrana spadellata su insalata di indivia, mela verde e una maionese allo zenzero, il polpo nostrano lessato e poi ripassato al forno su hummus di ceci e porri croccanti, l'acciuga gratinata al forno che ora il mio socio ce la metterà sopra questo trito di pomodoro, oliva e cappero, lo spiedino di gambero biondo di Castiglione e cozze su una guacamole di avocado e l'unico prodotto estero, il baccalà islandese sulla cipolla di Tropea e prosciutto croccante. Che meraviglia, che meraviglia. E poi la mia pescheria mi ha portato delle trigliette, che andrò a fare con la foie gras, perché cerchiamo anche di avere dei tocchi internazionali in quello che facciamo, sempre per offrire cose nuove e divertenti, se no ci annoiamo, sia noi che il cliente naturalmente, no? Certo, certo. Uno dei complimenti più belli che abbiamo avuto in questo periodo è stato il controllo della guardia costiera che è venuto a controllare il pesce. Non avevamo l'asterischi sul menù e lui giustamente ha storto la bocca e gli ho detto: io non ho asterischi perché non uso congelato. È venuto in cucina, ha controllato le fatture e ha detto: complimenti, sei uno dei pochi. E effettivamente, a parte qualche prodotto abbattuto, noi usiamo solo il fresco, se possibile nazionale, poi qualche volta ci dobbiamo adeguare, se è brutto tempo, anche al mercato estero, questo certo, le bugie non ci piace dirle, quindi certo. Mi piace metterci la faccia, questo sì. Onestà assoluta. Bene. Benissimo, perfetto. Grazie. Saluta, lo vedi? Mi sta salutando. Bye bye Aragosta, bye bye. Che queste le facciamo alla catalana o il vecchio spaghetto all'aragosta classico, che veramente Andrea è molto bravo, lo sfuma con un pochino di cognac e pomodorino, niente di più. Benissimo. E la pasta sa d'aragosta, no? Che quando mangi quegli spaghetti con la mezza aragosta laterale, lo spaghetto non sa di nulla. Ma io te ne dirò anche di più, sarò un gourmet. Francesco Capitan Martelli sarà un gourmet. Distingue l'aragosta di tassone o di scoglio normale da quella di relitto, perché quella di relitto ha una marcia in più, assolutamente in più. Quindi la sala non è molto capiente, arriviamo a un 30-35 coperti. E anche qui, per non annoiarsi, diciamo che l'allestimento dei quadri cambia ogni 2-3 mesi. Espongo artisti regionali, locali, quello è. E anche il colore delle tovaglie, l'apparecchiatura, la messa in classe, cerco sempre di variare, sia se non mi stanco io e diventa un lavoro automatico, sia per il cliente sempre. Quindi, essendo un locale piccolo, è sempre meglio prenotare naturalmente. Come dicevo, Capitan Martelli, come puoi vedere, prima non ho sciolinato. Dalle Magnum qui sopra, insomma, di vini mi piacciono tanto, quindi si va da Ronnellaia di Bolgheri al Re di Gaffi del nostro amico Stefano Frascolla, Petro di un altro caro cliente Vittorio Moretti, di qua abbiamo il re dei re italiani, no? Il Masseto, insomma, c'è un'attenzione a tutti i vini locali. Bene, ecco, è quello che conta, l'assoluta qualità, perlomeno uno. Ci proviamo, bravo. Scordato, proviamo anche a fare il pane fatto in casa noi, la pasta fatta in casa noi, i dolci fatti in casa noi. Ecco, sì, c'è una bella selezione di oli locali, che anche quello deve essere adeguato.
dobbiamo citare Ivano Bonelli con Poggio Rosso, che sicuramente è un carissimo amico sia con i vini che con i oli, mi dà tantissima qualità che provo a riservare ai clienti per valorizzare il territorio, visto che il signor Bonelli sta facendo un gran lavoro con il clamping lì a Poggio Rosso e mi sento di usare i suoi prodotti e sono di altissima qualità e anche per quello che fa per il territorio. Bene, benissimo. Grazie.